Buongiorno, sono Cristiana, istruttrice di vela della Lega Navale di Ortona ed oggi vedremo come si arma l'albero e una vela di un kayak. Prima di tutto andiamo a vedere come si procede al montaggio delle parti fisse per armare l'albero del kayak. Come prima operazione dobbiamo andare a pulire bene l'area del kayak, dove andremo poi a fissare tramite un biadesivo questa basetta che sarà la base per il piede dell'albero. Prima di tutto andiamo a pulire bene l'area dove andremo ad attaccare la basetta per il piede dell'albero. Per regolarci sulla distanza a cui fissare la basetta, dobbiamo far caso che il boma dell'albero non dia fastidio al voratore quando l'albero è stato. Una volta posizionato il piede dell'albero, andiamo a forare lo scafo e fissare gli strozzatori. Per questi due strozzatori dobbiamo fare attenzione che tra gli strozzatori e il piede dell'albero si formi un triangolo e che l'uscita della scotta sia verso poppa e l'ingresso sia verso prua. Adesso a sinistra e a destra della seduta del vogatore andiamo a fissare altri due strozzatori, sempre con l'ingresso verso prua. Uno dei due servirà per strozzare lo strallo e un altro invece per strozzare la scotta della strada. Una volta fissati gli strozzatori, tramite dei rivetti andiamo a posizionare un ponticello a poppa dell'albero e uno sulla prua del kayak. In questo modo questo lo useremo con un bottello per lo strallo e questo invece farà da rinvio sempre tramite un bottello per la scotta della vela. Nel caso il nostro kayak abbia sulla prua una maniglia, possiamo anche evitare di mettere un ponticello con un boccello e usare direttamente la maniglia per far passare lo strallo. Lateralmente alla seduta andremo a posizionare altri due ponticelli e un gancio, dove faremo passare una cima elastica in modo da tenere fisso e bloccato l'albero quando è a riposo. Una volta fissate le parti fisse al kayak, andiamo ad armare la vela, quindi la ruotiamo sul tavolo e andiamo ad inserire le stecche. Le stecche sono rastremate, quindi andiamo a infilare le stecche nella loro tasca con la parte rastremata verso la balumina. Apriamo la tasca. Infiliamo la stecca e richiudiamo con il velcro. Andiamo ora a vedere come è composto l'albero. Nel piede dell'albero abbiamo la basetta che andrà a infilarsi, a scorrere nella base che abbiamo fissato sul kayak, che è provvista di snodo. Qui abbiamo uno strozzatore che farà la funzione del cunningham. Qui abbiamo poi lo snodo per il boma. Sul boma abbiamo un archetto con un moschettone a gancio rapido, al quale viene fissata poi la scotta, e uno strozzatore per la base. Sull'albero invece, a circa metà dell'albero, abbiamo un collare dove tramite dei fori andremo a fissare con un nodo delle cimette che fungeranno da sarpie e strallo di prua. Vai. Qui abbiamo una vela da 0,60 metri quadri, quindi la più piccola di quelle disponibili. La vela è formata di un materiale che si chiama Icarex ed ha l'inseritura fatta in natron e velcro. Nella parte bassa della vela, nella base, abbiamo anche una finestrella in modo da avere maggior visuale. Abbiamo due tasche per le stecche. La vela viene fornita già dotata di filetti segnavento. La parte alta dell'inseritura ha una tasca per inserire l'albero, mentre la parte bassa, visto che dovremo far passare il collare, ha una chiusura a velcro. 2, 1, vai! Andiamo ora ad inserire la vela all'interno dell'albero. Una volta arrivati al collare, mettiamo l'albero al centro dell'inseritura e chiudiamo con il velcro. Andiamo adesso a fissare la parte bassa della vela. Come prima cosa infiliamo il boma nello snodo
e stringiamo la vite da presto. La cimetta dell'angolo di mura la infiliamo nello strozzatore del Cunningham e facciamo un nodo di arresto alla fine. Andiamo poi a fissare l'angolo di scotta. Prima con il velcro, poi la cima della base. La facciamo passare nella parte finale del boma e poi nello strozzatore. E anche il boma è pronto. Andiamo adesso a fissare la parte bassa della vela. Come prima cosa infiliamo il boma nello snodo e stringiamo la vite d'arresto. La cimetta dell'angolo di mura la infiliamo nello strozzatore del Cunningham e facciamo un nodo di arresto alla fine. Andiamo poi a fissare l'angolo di scotta. Prima con il velcro, poi la cima della base. La facciamo passare nella parte finale del boma e poi nello strozzatore. E anche il boma è pronto. Andiamo adesso a infilare il piede dell'albero nella bacchetta fissata sul kayak. Questo poi andrà fissato stringendo questa vite. Successivamente prendiamo lo strallo di bua, lo facciamo passare nel boccello a prua del kayak e lo rinviamo qui fino allo strozzatore. Prepariamo poi le due sarti laterali. Le facciamo passare all'interno degli strozzatori. Andiamo ora a tirare sull'albero. Blocchiamo lo strallo. Carlo? Blocchiamo le due sarti laterali e l'albero è su. Vai. Per fissare la scotta apriamo il moschettone, inseriamo una delle estremità della scotta, l'altra estremità la facciamo passare prima nel borsello a poppa dell'albero e successivamente per regolarla all'interno dello strozzatore. In questo modo possiamo comodamente regolare la scotta dell'albero dalla seduta. Per issare e ammainare l'albero è importante che anche prima di tutto mettersi contro vento in modo da avere il boma al centro. Andiamo a cacciare la scotta in modo da che non scappa. Tenendolo dritto molliamo lo strallo e l'albero verrà verso di noi. Stessa cosa per issarlo, lo solleviamo prima all'inizio con la mano, una volta che abbiamo sollevato una parte con la mano, dallo strozzatore andiamo a cacciare lo strallo e l'albero si tira su.
Quando dobbiamo mettere l'albero a riposo? Lo ammainiamo. Lo mettiamo qui, lateralmente, allo scafo. E poi con una cima elastica lo fissiamo al gancio. Spero che sia stato tutto chiaro. Se avete ulteriori domande o volete ricevere ulteriori informazioni, potete rivolgervi alla pagina Facebook Sail Kayaker e buona navigata!